molto approfondito del sistema nazionale, ma anche delle esigenze di un intervento ordinamentale, perché al di là adesso di come sta venendo fuori il disegno di legge, di cui non conosco personalmente i dettagli, ma è sicuramente importante mettere al centro della scena quelli che sono gli organismi pubblici di controllo a vario titolo preposti. A questo punto passo la parola per l'intervento successivo alla dottoressa Paola Schiavi, che è dirigente della divisione inquinamento della mia direzione, che già si occupa già dalla precedente direzione generale, che aveva sempre questo medesimo compito, occupandosi a parte delle radiazioni ionizzanti anche degli altri fattori di inquinamento, quali il rumore, l'elettromagnetismo e anche la qualità dell'aria, che ci incomincerà ad entrare su quello dal quale eravamo partiti, cioè questa convenzione, questo accordo che c'è stato negli ultimi anni tra ISPRA e il Ministero dell'Ambiente per elaborare queste linee di indirizzo sul tema che stiamo dibattendo. Prego, Paola. Buongiorno, mi unisco anch'io ai saluti a tutti i presenti e con vera soddisfazione, sincera soddisfazione, che partecipo a questo evento, che possiamo dire che è il giusto coronamento per un lavoro svolto dal Ministero dell'Ambiente insieme all'ISPRA e con dietro tutti i partner, tutte le parti che sono state a vario titolo da tutti gli interventi che mi hanno preceduto menzionati, ARPA, le ARPA delle province, gli istituti zooprofilattici, la Croce Rossa Italiana, tutti quelli che a vario titolo partecipano al Sistema Nazionale di Monitoraggio Operativo. Dico con grande soddisfazione perché è stato fatto in questi anni un lavoro meticoloso, però anche appassionato. Appassionato lo posso dire perché l'ho visto con mano. Il convegno di oggi parte da una convenzione più volte citata che data fine 2006. Però di fatto era una convenzione molto importante, forse uno degli ultimi atti, non voglio dire, di grande spessore finanziario, ma anche di grande spessore di impatto di tematiche per tutto il Mattia. L'ha detto anche nel suo intervento il signor Ministro, era un accordo di collaborazione, amo chiamarlo perché dà proprio il senso dell'importanza. Scritto in Era dirigente, diciamo che stiamo facendo una specie di amarcord il direttore, perché lui è dirigente allora della divisione via, io allora mi occupavo più della parte contabile amministrativa, ricordo di aver redatto personalmente l'addendum a questa convenzione che poi ha dato luogo e che si occupava di via, VAS, mobilità sostenibile, perché a quei tempi la direzione era una direzione stabile, una direzione molto grande, che aveva tante tante ambiti di attività. E con riferimento alla nostra attività, che io poi ho seguito con il ruolo oggi di dirigente, anzi ormai dal 2000, fine 2012 con il ruolo di dirigente, insieme chiaramente all'inquinamento atmosferico, alla qualità dell'aria, dove anche questo accordo allora del 2006 ha dato dei risultati. Tornando ai risultati della convenzione nato in inquinamento da radiazioni ionizzanti, è doveroso, ecco, spendere due parole su questa linea di attività che aveva tre settori, tre focal point, e oltre all'implementazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio, che oggi appunto qui stiamo a presentare, anche aveva oggetto come obiettivo l'implementazione del Catasto Nazionale delle sorgenti fisse e mobili da radiazioni ionizzanti.
E come terza linea di attività, ma non ultima per importanza, a mio sommesso avviso, c'era anche una realizzazione di una serie di attività e interventi atti a creare una coscienza nazionale circa il fenomeno della radioattività indotta da attività umane, nucleare medico e nucleare di potenza, e poi la questione dell'armo, che io non toccherò perché è stata già toccata e che poi sarà oggetto. E per questi io ho avuto, diciamo, la soddisfazione di vedere i risultati di tutte e tre queste linee di attività che si sono concluse fra il 2013 e il 2014. Per quanto riguarda la linea di attività sulla, diciamo, coscienza nazionale, spendo giusto due parole per tanto lavoro svolto, perché i risultati di questo lavoro sono già sul sito del MATR e dell'ISPRA, e questo studio pilota è stato condotto nell'ambito di questa mia attività, uno studio pilota sulle conoscenze giovanili del fenomeno della radioattività, e sono state fatte nelle scuole medie superiori del Lazio. Ne è uscito fuori anche un volume che io ho guardato, perché, ripeto, il discorso della coscienza del fenomeno anche a livello della popolazione penso che sia un ambito, una cosa importante che il nostro paese deve affrontare, ha affrontato, ma deve spendersi per questa tematica. Tornando alla linea di attività che oggi, ripeto, ho il piacere di portare, che oggi si rappresenterà, e devo anche aggiungere che questa linea di attività è suddivisa per obiettivi. L'obiettivo di questa attività è stato appunto quella di svolgere un'implementazione delle reti di monitoraggio elettroambientale, poi degli studi, degli approfondimenti proprio sulla tematica dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori a radon. Una parola giusto per dire sul radon, leggo anch'io con impressione che l'esposizione al gas radon oggi rappresenta in assoluto la principale fonte di esposizione a radiazioni ionizzanti per la popolazione, chiaramente escludendo eventi catastrofici o incidentali all'estero che possono coinvolgerci, come gli eventi che sono stati descritti prima. Infine poi proprio la linea d'azione di cui parlavo va approfondito anche degli studi sull'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle attività con materiali radioattivi di origine naturale. Ecco, queste ultime tematiche sono molto importanti. Voglio solo ricordare che nel recepimento dell'ultima direttiva del 2014 entro il 2018, per la prima volta si affronterà proprio il discorso della regolamentazione dell'esposizione al radon delle abitazioni, e questo dà l'importanza del lavoro che si è svolto in questi anni proprio nella conoscenza di questo componente naturale, che però sta acquisendo sempre di più nella coscienza degli operatori del settore l'importanza che ha. Mi concludo facendo seguito a ciò che ha rappresentato il mio direttore sul fatto che la rete Resord non è l'unica rete, ci sono altre reti che ha citato, anche quella da ultimo gestita dal Ministero degli Interni. Io credo che da parte di tutti noi, e sicuramente da parte del MATME, ci sia la volontà di proporsi con impegno per una trasparente e corretta informazione dei cittadini non solo sulla radioattività ma anche su tutte queste reti, cioè
le reti sono importanti, la conoscenza della loro esistenza lo è altrettanto. E perciò queste due giornate sono l'avvio appunto di questa coscienza, e per questo lascio con, ripeto, soddisfazione la parola a chi seguirà negli interventi più tecnici, e in particolare, lasciatemelo dire, un ringraziamento al dottor Torri. Al dottor Torri che... chiudo, mi presentò i risultati di questa linea di attività. Mi ascoltavo per dovere d'ufficio all'inizio, poi con vero e reale sincero interesse e plauso, e da lì forse è nata l'idea di questo convegno che oggi, almeno da parte mia, che oggi si è realizzato. Ringrazio tutti.